Ciao a tutti amici di Cucina con Luca, ben ritrovati. Guardate che bei pomodori ramati che farò ripieni di riso e anche di tonno, ma saranno davvero eccezionali. Tempi di cottura più o meno serve un'oretta in totale tra preparare gli ingredienti, cuocere il riso e far gratinare in forno questi fantastici pomodori circa un quarto d'ora. E intanto ringrazio anche una persona che mi ha dato l'idea e spero proprio che ti piace. Ciao Ilaria, andiamo a vedere gli ingredienti e la preparazione. Pomodori di riso e tonno ripieni e gratinati al forno. Pomodori ramati, questi qua belli maturi che si trovano comunemente dappertutto, sono i migliori per farli ripieni. Del riso che io ho sciacquato molto bene, dell'aglio, del tonno sott'olio, della mozzarella per pizza, del sale fino, dell'olio extravergine d'oliva e un po' di pan grattato per gratinare in forno. Comincio con la cottura del riso che ho già sciacquato molto bene, quindi aglio tritato, davvero tritato fine, guardate, in padella. Poi olio extravergine d'oliva 2 cucchiai, fiamma media, quindi ho già acceso, olio e aglio. Facciamo soffriggere finché non si scalda un po' l'olio, quindi 1 minuto. Allora, vi consiglio un riso originario, oppure basmati, oppure parboiled, che per questa ricetta è eccezionale. Io l'ho lavato svariate volte con un colino, in modo che ho tolto dell'amido in eccesso. Quindi facciamo una cottura orientale, giù col riso e facciamo tostare qualche minuto. Intanto che si tosta il riso, vi spiego come continuo. Una parte che era qua dentro di riso a filo e 2 parti di acqua. Non sbagli mai. Quindi adesso che finisce di tostarsi insieme all'aglio, all'olio e al riso, metterò le 2 parti di acqua. Dopodiché faccio bollire. Abbasso la fiamma e metto il coperchio per 4 minuti. Dopodiché ancora spengo e lo lascio lì gli altri 6 minuti a riposo. Si cuocerà in una maniera giusta e perfetta. E quando sentiamo un buon profumo di tostato, quindi di riso che si sta tostando con l'aglio, andiamo giù con la prima porzione di acqua. Ecco la seconda porzione di acqua. Quindi il rapporto è 1 a 2. 1 di riso, una parte di riso e 2 di acqua. Sale fino, un bel pizzico. Appena bolle così forte, mi raccomando, abbassate la fiamma al minimo. Quindi chiudiamo, fiamma al minimo appunto, e facciamo cuocere semplicemente. Quando vedete che fa la schiuma bianca intorno, che inizia a bollire di nuovo a fiamma bassa, a quel punto lo spegniamo e lo lasciamo lì ad assorbire tutta l'acqua. Allora facciamo un bel taglio qua sopra con un coltello e una volta inciso qua, mi raccomando, aiutatevi con un cucchiaio, ecco così. Allora, una volta svuotati tutti perderanno un sacco di acqua e vanno messi a testa in giù per un 10 minuti, il tempo che prepariamo il ripieno. Quindi che cosa faccio? Vado a mettere un po' di sale, ok? Così perdono ancora più acqua. E li mettiamo a testa in giù, qua. Così dopo, tra un 10 minuti, vedrete quanta acqua perdono. Ed è giusto così, in modo che poi quando mangeremo il pomodoro ripieno non avrà acqua al suo interno, appunto. Ancora sale qua. E li lasciamo qua per 10 minuti. Il nostro interni dei pomodori, vedete? Quindi semi, ma è tutta roba buona assolutamente. Io vado a mettere giù del basilico, questo non ve l'ho detto negli ingredienti, ma davvero ci sta molto molto bene. Un bel pizzico di sale, anche qua. E un po' di olio. Ora mixo tutto. Il riso è pronto, guardate un po', ha asciugato tutta l'acqua, adesso gli do una girata. È praticamente cotta a puntino, eh? E ora, visto che si sta intiepidendo, vado a mettere un colino qua, la salsa che ho appena frullato.
giriamo un po', visto che è ancora tiepido il riso, e facciamo assorbire l'acqua di pomodoro praticamente. Vedete che nonostante abbiamo aggiunto l'acqua di pomodoro frullata, girandolo così tiepido il riso lo va ad assorbire e si riasciuga. Vado ad aggiungere la mozzarella ed il tonno. Ma sì, dai, che ci sta bene una bella pepata, eh? Che ne pensate voi? E il mio ripieno è prontissimo. Andiamo a riempire i nostri pomodori, appunto, che saranno ripieni, no? Mi raccomando, entriamo bene dentro. Quando li appoggiate qua, se non stanno in piedi, perché dopo saranno pesanti quando sono pieni, tagliate una fettina qua piccolina, in modo che abbia un buon piano di appoggio. Vanno 20 minuti in forno a 180-190 gradi, devono gratinare. Però prima, per farli gratinare bene, se volete potete usare anche metà pan grattato e metà parmigiano, ci sta bene, assolutamente. Una spolveratina appunto di pan grattato, così gratinano bene, e un filo di olio extravergine. Ecco qua, pronti. Eccoli qua, guardate che belli davvero, ma molto molto buoni, gratinati sopra con una bella crosticina. Eccoli qua i miei pomodori ripieni di riso, tonno e mozzarella, Che dici, ti piace l'Ilaria? Guarda che è anche una ricetta molto economica, Bene, ragazzi, sono bastati solo 20 minuti per avere questa gratinatura perfetta, e avranno anche un cuore filante, visto che dentro c'è la mozzarella. Serviteli tiepidi, ragazzi, buon appetito e ciao!